Il mio nome, per chi non mi conosce, è Stefano Friani, che è coordinatore dell'Associazione per la ricostruzione del Partito Comunista di Livorno. Abbiamo organizzato questa iniziativa, in preparazione alla Costituente Comunista che si svolgerà il 24, 25 e 26 di giugno, e ci è parso giusto affrontare un argomento importante per la nostra democrazia come la Costituzione italiana. Vi vado a presentare i relatori, cominciando da quello più vicino a quello più lontano. Accanto a me c'è Gino Di Maro, che vi parlerà dei ricorsi contro le leggi elettorali e simile. Poi abbiamo Beatrice Bardelli, del Comitato per la Difesa della Costituzione, della Democrazia Costituzionale di Pisa, che ci parlerà più diffusamente del referendum. E infine Luca D'Ambrogio, che è qui in sostituzione di Giovanni Chiellini, che ci parlerà dell'Europa. Prima di dare la parola ai relatori vorrei dire due cose. Intanto vorrei ribadire la solidarietà che abbiamo già dato a mezzo stampa dell'associazione ai lavoratori dell'Edia, che in questi giorni sono stati in lotta per una vertenza importantissima. Un'altra comunicazione che vorrei fare è che il sindacato SPI di Livorno organizza un pullman per la manifestazione di giovedì prossimo. Ciò detto, vorrei iniziare questa iniziativa con la relazione di Beatrice Bardelli. Intanto sono emozionata perché ho due avvocati, insomma, di qualità e di spessore e poi di impegno anche politico, insomma, di grande prestigio. E quindi io, Beatrice Bardelli, vivo a Pisa, dove ho fondato il Comitato per la Democrazia Costituzionale nel febbraio 2014, subito dopo il famoso patto del Nazareno, praticamente in concomitanza della nomina da parte di Napolitano del nostro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. E quindi mi sono dedicata a creare questo comitato per l'indignazione che avevo nel constatare che i diritti costituzionali venivano messi veramente in pericolo. Soprattutto il diritto di partecipazione, perché si è capito subito che con la svolta del governo Renzi, col fatto che il signor Renzi ha cominciato a dire questo governo è nato per le riforme, non si capisce bene chi è che le ha dato l'incarico. Sì, si capisce bene perché le ha dato Napolitano. Poi, dopo morto Napolitano, si saprà chi era veramente Napolitano. Non lo posso dire perché sono registrata, ma ho delle idee. Quindi queste riforme si sono abbattute come proprio una valanga sul testo della nostra Costituzione, quella che garantisce ai cittadini il principio di sovranità popolare, articolo 1, parità, uguaglianza e parità dei diritti, ovviamente anche dei doveri, comunque dei diritti, articolo 3, e poi tutta la struttura dell'architettura della nostra Repubblica, formata e fondata su un bicameralismo, non si è mai detto che si voleva perfetto, comunque su un Parlamento composto da Camera e Senato e con tutto quello che segue poi, diritti di partecipazione e di uguaglianza. Con le riforme
fatto il governo Renzi, io ovviamente parlerò di quelle relative alle riforme costituzionali e ai referendum che ne sono conseguiti, chiesti da chi è più sensibile, diciamo, nel riconoscere alla Costituzione la validità tuttora vigente. I tre referendum che si andrà a votare sono il referendum sulla riforma costituzionale, cosiddetto referendum confermativo sulla riforma costituzionale, che in pratica è raccolta sotto il nome di Senato, a ottobre. La data di ottobre è già fissata perché il famoso DDL Boschi, è stato approvato il 12 aprile di quest'anno, l'altro giorno. La Costituzione prevede che si possa andare a referendum confermativo se lo chiedono, questo referendum, un quinto dei parlamentari di ogni Camera, sia della Camera che del Senato. È successo perché, ora lo guardavo meglio qui, è successo perché si sono mossi il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, la Lega e Sinistra Italiana, sia alla Camera che al Senato, per chiedere di mettere questa riforma del Senato, che parlerò brevemente dopo, a referendum. Naturalmente si è posizionati sul fronte del no, cioè siccome si chiede come referendum confermativo, si conferma la riforma di Renzi, eccetera, eccetera, di Diario Vostro, sì o no? Noi siamo per il no. Subito dopo però si è movimentato Renzi con tutti i suoi accoliti del PD, ovviamente con il partito del PD, che si è movimentato, ha preso le mosse per costituire invece un fronte del sì. Quindi addirittura si andrà a votare per il referendum confermativo con un'apparente omogeneità, perché tutti vogliamo referendum sulla riforma costituzionale. La prima cosa da dire sulla riforma costituzionale, il referendum c'è scritto sulla modifica del Senato, qui si può referendare, è il fatto che per la prima volta nella storia della Repubblica una riforma costituzionale viene proposta dal governo. Il compito è sempre stato dato dall'articolo della Costituzione del Parlamento, per la prima volta per iniziativa di un governo si pone il problema di una riforma costituzionale. Perfetto, si andrà a ottobre a votare per questo referendum. In che cosa consiste la riforma costituzionale? Sul referendum c'è scritto il quesito riguardo al Senato, ma no, non è solo il Senato che viene intaccato. Intanto parliamo del Senato. Attualmente il Senato era la Camera che aveva stessi poteri più o meno simili, infatti si parlava di bicameralismo perfetto, cioè stessi compiti, stessi ruoli. Il Senato, composto da 315 senatori, viene ridotto a 95. Senatori? No, 95 consiglieri senatori. Perché 95 consiglieri senatori? Perché non saranno più eletti direttamente i senatori attraverso elezioni nazionali, con i collegi, eccetera, eccetera, ma i senatori futuri saranno i consiglieri regionali, che si dice saranno anche scelti attraverso l'elezione al Consiglio regionale dei consiglieri regionali da una conferenza che sembra dovrebbero dare i cittadini, però su questo punto almeno non è chiaro. Com'è? Ci vorrà una legge attuativa. Sì, ci vorrà una legge attuativa perché non è chiaro, dico, in questa riforma. Sì, appunto non è chiaro, non è stato detto in questa riforma, perché appunto ci vuole la legge attuativa. Comunque, 95 membri, di cui 75 abbiamo detto, 95 in totale, 75 consiglieri regionali che diventano senatori e 21 sindaci, uno per ogni regione. Poi ci
saranno 5 nominati dal Capo dello Stato, che saranno in carica per 7 anni, che sono quelli che rimangono considerati senatori a vita. Bene, cancellato il ruolo di incarico senatore a vita, i senatori saranno 6, potranno, nominati dal Capo dello Stato, potranno restare soltanto 7 anni. Ma cosa succede? Perché siccome la riforma costituzionale sul Senato è stata dettata dalla volontà, ha detto Renzi, di semplificare, in questo modo non si semplifica niente. Prima, perché prima una Camera e il Senato avevano pari durata, in questo modo col Senato con 95 senatori, di cui 75 consiglieri regionali, c'è scritto che i consiglieri regionali che diventano senatori ci staranno finché dura l'incarico su ogni regione. Quindi ci sarà uno sbalzamento e uno sfalzamento continuo. E poi loro avranno l'immunità parlamentare, pur essendo consiglieri regionali, avranno l'immunità parlamentare e si potranno occupare soltanto di leggi e riforme costituzionali. Non avranno voce in capitolo su altre cose. Al di là di, però, una cosa potranno farla, questi consiglieri regionali che diventano senatori, potranno mettere in mano alla nomina dei membri della Corte Costituzionale. Sappiamo che la Corte Costituzionale, fino a un certo punto, diciamo il punto più importante è stato il gennaio 2014, si è posta in modo categorico dalla parte della Costituzione, quando ha dichiarato incostituzionale il Porcellum, perché c'erano opinioni della Corte Costituzionale che avevano idee chiare. Con la riforma del Senato e con la riforma, il combinato disposto dell'Italico, se dovesse essere attuato il progetto di stravolgimento della Costituzione, con la legge elettorale Italico si dovrebbe attaccare anche una scelta di un certo tipo sui membri della Corte Costituzionale. Beh, il Senato e i futuri senatori potrebbero determinare l'elezione di almeno 2 di membri della Corte Costituzionale su 15, gli altri 3 sarebbero della Camera e poi 5 del questo almeno quello che ho letto, poi se sono sbagliato mi correggerà. Per quanto riguarda le altre cose sono tante, per esempio, però una cosa importantissima che viene a incarcare questa riforma del cosiddetto del Senato è il problema delle competenze del rapporto Stato-Regioni. Sappiamo che già in questa riforma viene sottolineato, viene dichiarato. Dichiarata la fine delle province, sappiamo cosa è successo alle province, però con questa riforma c'è scritto proprio le province vengono abolite completamente, cioè l'articolo adatto. E se le province vengono abolite c'è anche una parte che è relativa a rapporti Stato-Regioni. Fino ad oggi, dettato della Costituzione, l'articolo 117 della nostra Costituzione italiana definiva quali erano le competenze dello Stato, cioè quindi del governo, e quali erano le competenze delle regioni, ed erano tante le competenze delle regioni. Con questo, e poi ve le leggo, non tutte ovviamente, le più importanti, anzi le leggo subito perché le competenze delle regioni, che competenze si diceva in materia di legislazione concorrente, no? Erano la tutela e la sicurezza sul lavoro, potevano mettere voce alle regioni, l'istruzione, ovviamente se certo le note nazionali rimanevano, però l'istruzione, le professioni, la tutela della salute, le leggi regionali sulla salute, abbiamo messo al referendum nell'ultima legge regionale della nostra Toscana, l'alimentazione, attenzione, l'alimentazione non è banale, perché se passa il TTIP sull'alimentazione non è più voce in capitolo. La protezione civile, vabbè, ma quello che c'è al limite, però il governo del territorio, abusivismo edilizio, cementificazione, paesaggio, porti e aeroporti civili, abbiamo visto qui in Toscana già, la mano longa, manus longa di Renzi sull'obbligazione, ha obbligato la fusione, no? Ha voluto la fusione dell'aeroporto di Firenze e Pisa, aeroporti e porti civili.
le grandi reti di trasporto e navigazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, nazionale energia, è la competenza concorrente, eccetera, eccetera. Anche le casse di risparmio e le casse rurali, da aziende di credito a carattere regionale. Bene, con questa riforma sul Senato c'è il punto in cui dice che la Camera potrà approvare leggi che tolgono alle regioni queste competenze concorrenti se vengono considerate, se lo richieda, c'è scritto, la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale, in pratica quelle che sono considerate argomento di strategia nazionale. E siccome su strategia nazionale potrebbero andarci i rigassificatori, io ho fondato a Pisa il comitato contro il rigassificatore di Pisa Livorno, gli inceneritori, eccetera, le biomasse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto l'ambiente sarebbe, tornerebbe non alle competenze concorrenti Stato e Regione, ma diventerebbe tutto competenza dello Stato, eccetera, in quanto considerate strategiche, di interesse nazionale, eccetera. Beh, questi sono gli elementi. Poi va a intaccare il discorso di quante persone, di quante firme servirebbero per fare un referendum. Dice, sì, ma c'è scritto 500.000, anche ora abbiamo 500.000, però mettono un codicillo, che una furbata, so si dice in Toscana. Se si raccolgono 800.000 firme, si abbassa il quorum. Sappiamo che nei referendum abrogativi il quorum è 50 più 1. Il referendum sulle trivelle si è perso perché non c'è andato a votare il 50% più 1, il referendum abrogativo. E dice che se invece si raccolgono 800.000 firme, si abbassa il quorum. Ma compagni, ragazzi e ragazze, raggiunge già 500.000 firme, lo vediamo ora con i quesiti referendari, non è una bazzecola, quindi è veramente, è come il bonus per i belli di stamattina, che c'è stamattina sui giornali, è veramente lo specchietto per la lodere che utilizza questo governo, perché è bravissimo in questo. Le leggi di iniziativa popolare, quelle sì che sono importanti, prima c'era 50.000 firme che erano necessarie. Se passa questo ce ne vogliono 150.000, e anche questo sappiamo bene quanto sia difficile raccogliere le firme su legge di iniziativa popolare, da 50 moltiplicato per 3, 150.000. Quindi sulle cose concrete hanno messo i puntini sulle i, hanno moltiplicato per 3, tanta roba, si sa quanto è difficile raccogliere le firme. Questo è quanto andremo a votare per quanto riguarda il referendum sul Senato, un modulo referendum sul Senato. Non è solo il Senato che abbiamo visto, no? C'è il referendum, le iniziative popolari, le competenze Stato-Regioni, la tipologia dei senatori che andremo a votare, eccetera, eccetera, che mantenendo la comunità parlamentare possono, si devono dividere tra il lavoro della Regione e il lavoro del Senato, nei tempi previsti però dalle regole della regione. Quindi un caos. Questo è uno. Gli altri due referendum sono relativi invece alla legge elettorale che si chiama Italicum. Siccome da quando sono amica di Besosti, da quando c'è Porcello, ma prima Mattarello, poi Porcello, poi Italicum, insomma tutto con l'UM, noi che siamo un popolo di ex romani, si parla un po' latino, un latino un po' maccheronico, perfetto. Allora, io vi dico una cosa, sulla riforma costituzionale e sull'Italicum, io ho scritto il testo per i nostri consiglieri comunali di Pisa. Pisa è governato, scusate, no, è un errore, non si vede questo, è un verbo che va eliminato, perché è un verbo proprio fascista, è presieduta dal sindaco Marco Filippeschi, il quale è il presidente della Lega delle Autonomie. Prima era Bersagnani, eccetera, appena è arrivato Renzi nel 2014 è diventato renziano Tucuri. I suoi del PD a Pisa, quando c'è stata l'interrogazione, sapevano che ci sarebbe stata l'interrogazione di questa una città in comune, di fondazione comunista,
sull'argomento riforme costituzionali e italico, hanno pensato bene la maggioranza del PD, dei consiglieri del PD, dice: ma cosa facciamo? Non facciamo nemmeno, non ce ne freghiamo di questi argomenti, tanto non passa. Noi del PD che siamo presenti, siamo forti, quelli che ci sono voteranno senz'altro contro e non sono presentati. Per cui erano soltanto 18 i presenti. Il PD, di cui erano presenti favorevoli, il PD si è spaccato in quel caso. 3 del PD, uno perché è vicepresidente dell'ANPI, l'altro perché dice che non hanno capito bene l'argomento. Hanno votato a favore ed è passato con 8 voti a favore e 7 contrari, quindi per un voto. Poi c'è stato un macello perché hanno costretto quelli che hanno detto no, hanno capito bene, a ritrattare, che sono dell'omodarne, Fichi e la troppa, Fichi la vicepresidente dell'ANPI. La Fichi non ha, è stata l'unica, più o meno, vicepresidente dell'ANPI, a non voler ritrattare il proprio voto, ma le altre due sì, pubblicamente, sui giornali, ricoprendosi di un ridicolo abnorme. Cosa dicevi? Cosa dice il 4 febbraio 2016? Questo documento è girato per l'Italia e tanti consiglieri comunali, cioè almeno compagni della sinistra, eccetera, l'hanno preso in tanti comuni e anche passato. E anche qui alle volte, come dici te, non lo sapevo. Non lo sapevo. E si attacca l'attacco alla Costituzione globale che ha fatto il governo Renzi, iniziando così. Premesso che viviamo una repubblica parlamentare, non una repubblica presidenziale, e che spetta quindi unicamente al Parlamento e non al governo qualsiasi iniziativa di revisione costituzionale, eccetera, eccetera, e premesso che è tutto quanto, si attacca quindi alla riforma del Senato e l'Italico. Sull'Italico, ora brevemente, l'Italico, che cosa, i due quesiti sono? Abrogazione del premio maggioranza, uno. L'altro, abrogazione dei capolista bloccati, cioè volete l'abrogazione del premio maggioranza? E non si dirà sì, non perché siamo per pecore, pecorelle, ma sì. Capendo, sì. E sempre capendo, l'altro, volete l'abrogazione dei capolista bloccati? Sì. Quindi sul Senato, referendum a ottobre, volete la modifica della Costituzione? No, ovvio. Quest'altro invece volete l'abrogazione di queste cose? Certo, perché si vuole l'abrogazione di queste cose? Per questo motivo, io ho un vecchio compagno di fondazione, che ha 93 anni, Daniele Vaghetti, mi ha raccontato, era amico di Concetto Marchesi, Concetto Marchesi ha vissuto a Pisa, eccetera, e mi ha detto una frase che disse Concetto Marchesi a commento della legge truffa del 53. Il premio di maggioranza è il furto dell'uguaglianza. Qui con poche parole ha dato il quadro della situazione. Anche perché il Concetto Marchesi era stato membro dell'Assemblea Costituente, dei nostri padri costituenti, che ha scritto una Costituzione meravigliosa dove con parole semplici, brevi, eccetera, si danno le linee portanti di tutta una Repubblica, di uno Stato repubblicano che ci ha garantito anche una legge proporzionale fino al Mattarellum. Pensate, legge proporzionale che non nasce con la Repubblica. La legge proporzionale, prima legge proporzionale del 1919, Vittorio Emanuele III, re d'Italia. Pensate un po', addirittura. Dopodiché c'è stata la legge Acerbo, ovviamente, di ventennio fascista, la legge Acerbo del 23, legge elettorale del 24, elezione del 24, ventennio fascista, sono tornati al proporzionale nel 46, quando i nostri genitori o nonni hanno votato per Repubblica o Monarchia. E lì hanno votato anche per nominare i membri della sempre proporzionale dell'Assemblea Costituente. Notiamo che i comunisti erano il terzo partito
scelto dai cittadini e dalle cittadine che per la prima volta votavano in Italia, hanno scelto il Partito Comunista, un terzo degli italiani e degli italiani ha scelto il Partito Comunista, tanta roba, no? Cerchiamo un po' di organizzarci e far capire alla gente che un partito comunista di un certo tipo che rispetto alla Costituzione lo vuole fare applicare in tutti i settori è una forza di cui non si può fare a meno. Ma torniamo all'Italico. Pena di maggioranza, abbiamo detto furto dell'uguaglianza. Perché? Allora, io dico l'Italico brevemente, cosa dice, poi per qualche commentino. Dice la... perché è stato fatto l'Italico? Perché c'era prima il famoso Porcellum, legge Calderoli, faccia Porcellino, quindi Porcello, lui stesso, si autodefinì Porcello, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 1 del 2014. Perché era stata dichiarata incostituzionale? Per un premio di maggioranza abnorme, che non garantiva l'uguaglianza del voto dei cittadini, e per la mancanza delle preferenze, che non potevano avere, esercitare i cittadini nel voto, no? Allora Renzi ha promesso una nuova legge, non ha applicato le conseguenze della sentenza che diceva si può andare subito a votare con la legge che rimane, che è quella proporzionale, ovviamente non l'hanno voluto mettere in evidenza questa parte, e quindi si fa una nuova legge elettorale e con i trucchi, perché dice noi eliminiamo il premio di maggioranza che non dà e poi riportiamo le preferenze, no? Come vuole la sentenza della sentenza numero 1 del 2014. Allora, per quanto riguarda il premio di maggioranza, perché era stato contestato il fatto che non ci fosse una soglia, no? Dice non c'è la soglia per avere un premio di maggioranza, va messa una soglia minima, no? E Renzi dice, cioè Renzi, tanto lui, Renzi Boschi, hanno detto, ma noi si mette la soglia, siamo coerenti con quello che ci chiede la Corte Costituzionale, e hanno messo una soglia del 40%, benissimo. Col 40% prendono il 55% dei seggi, 340, la maggioranza. Vabbè. Però c'è un trucco, perché hanno messo un'altra cosa, hanno messo il ballottaggio. Col ballottaggio, il ballottaggio senza soglia. Riflessione storica. A 40 non ci arriva nessuno. A 40 non ci arriva nessuno a votare, abbiamo visto anche nel Tibet. Guarda che c'è da due volte ci siamo arrivati, nel 2006 e nel 2008. Il 40% è stato superato. Oggi come oggi? Partito da una coalizione. Ecco, questo è il punto. Perché il trucco qual è quello di Renzi? Che si presentano non le coalizioni, dal 44 ad oggi, dice secondo governo Badoglio, si sono sempre presentate coalizioni, quello italico si presenta al singolo partito e gioca a 3-7. 40%, ovvio il 40% non prende nessuno, il singolo partito, si va a ballottaggio senza soglia, anche col 10%, stravince, 340 seggi, comanda l'Italia, assolutamente, chi comanda l'Italia? Il partito unico, e partito unico perché è un solo partito, con una disuguaglianza del peso del voto che è abominevole. Queste sono quattro paginette che ha scritto Domenico Gallo e che ci farò girare con le simulazioni anche delle votazioni. Allora, se col Porcellum diceva il voto di uno che vota il partito di minoranza o coalizione di minoranza vale uno, e quello che invece è andato a votare il partito, quello che è andato a governare il paese, gli valeva 2,66, con l'Italicum le simulazioni sono di due tipi. Gli va a valere o 3,67 il voto di chi vince o 4,01. Ora il calcolo è una cosa matematica che io devo ancora ben capire perché me l'ha spiegato ma non sono
ferrata su questo, sul caso, lo devo rifare a casa i conti. Lo domenico Gallo, a parlato di questo, giovedì agli studenti del liceo scientifico Bonarroti che ha incontrato. Perfetto, anzi non è perfetto. Quindi il trucco c'è stato su prima maggioranza. La legge Acerbo, dice tutti, peggio legge Acerbo, sì, peggio Acerbo perché prevedeva il 25% la soglia. Però nella legge Acerbo, non, se si andava a ballottaggio, si andava con proporzionale. Non era garantito che vincesse quello che arrivava prima perché c'era un ballottaggio. Si andava proporzionale e fra tutti si riconsiderava il voto degli italiani. Pensate un po' che siamo nel fascismo. Per quanto riguarda invece le liste bloccate, dice noi siamo bravi, vogliamo che gli italiani tornino a esprimere preferenze. Cosa hanno fatto? Capolista bloccato. E hanno fatto un trucco, perché se prima c'erano collegi nominali e le circoscrizioni erano abbastanza ridotte, cioè 16, 54, cioè dipende dalle leggi elettorali, hanno costituito 100 collegi di dimensioni variabili da 3 a 6 seggi. Siccome in un collegio dice, io riferisco al Domenico Gallo perché non sono stata capace ovviamente io di fare questi calcoli, ma lui l'ha scritto, è difficile eleggere più di un deputato, chi è che va, che diventa deputato? Il capolista bloccato. Quindi è inutile dire preferenze, una donna, un uomo, è tutta veramente specchietto gli allode, al solito fumo negli occhi. Certo. Volevo fare una considerazione. No, ma poi fare considerazione no, che su, vuoi. Su questo punto, sì. Prima che tu passassi, io volevo farvi notare come in realtà il meccanismo che la relatrice ha ora espresso, in realtà sia quanto di meno democratico esiste. Perché nella democrazia governa la maggioranza. Quindi c'è una maggioranza che impone il suo volere alla minoranza, poi se non piacerà, cambierà. Con questo meccanismo governa la minoranza più forte, cioè governa in una maniera, non voglio dire dittatoriale, ma assoluta. Certamente. Quindi considerate che noi stiamo uscendo per questa via dall'alveo della democrazia, se già non siamo usciti. Certamente. Ed è proprio questo, che già con il Porcellum una minoranza era diventata maggioranza, ed è stato considerato infatti anche per questo incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Viene riproposto peggiorato con l'Italia con il Porcellum, ecco, e quindi giustamente diventa, si va verso la dittatura del partito unico, perché ricordiamo è il partito che andrà, il singolo partito che andrà al ballottaggio senza soglia, quindi con pochissime persone che vanno a votare può prendere veramente le redini del governo di un paese. Quindi, no, io ho concluso con questo. La morte della sovranità popolare. È la morte della sovranità popolare, la morte del voto uguale, libero per tutti, la morte della democrazia assoluta, la morte della Costituzione. Però c'è un però. Il coordinamento nazionale democrazia costituzionale, che è composto per la maggior parte da magistrati, costituzionalisti, eccetera, di cui fa parte appunto anche Domenico Gallo, che Domenico Gallo è uno di quelli magistrati che fondò Magistratura Democratica insieme a Vincenzo Cattati, Pisano perché è morto purtroppo l'altro giorno, e Senese, lui Pisano in quanto vivente abitante a Pisa, ha fondato Democrazia Costituzionale. Loro hanno fatto impugnare ai tribunali di 16 regioni su 20 l'Italicum come anticostituzionale. L'unico tribunale che si è espresso a favore delle nostre richieste, ma inviando in tutta la Corte Costituzionale, è stato il tribunale di Messina. Certamente, ora riparate abbondantemente. E il 4 di ottobre, giusto? La Corte Costituzionale ha già deciso di fare l'udienza sull'Italico. Se si pronuncerà contro, che la verità non si fa. Bravo. Se invece si pronuncerà a favore, si fa. Però si farà. Ho detto che c'era rivista che Renzi può ipotizzare e via questa cosa qui. Ha chiesto, ci sarebbe la proposta ad avanzare, ne hanno già discusso di anticipare il tempo.
così ho letto sul giornale. Ma non ci sono più dei tempi tecnici. Non so poi tecnicamente se cosa. Però una curiosità. Quali sono i tempi tecnici? Parlavo con la Paola prima. Per questa cosa qua. Anche a me era giunta questa cosa, ma può darsi che sia sempre fumo negli occhi. Non l'ho letto sul fatto quotidiano. Questo non lo sentite. Io l'ho letto sul fatto quotidiano. No, hai detto una cosa che sta circolando, perché ne parlavo con la Paola prima e poi mi sono un pochino informato, vabbè. E comunque è questa, la situazione è questa, comunque se si fa il referendum è 2017, non è 2017. Quindi speriamo che tanti altri tribunali invino all'attenzione alla Corte Costituzionale. Hanno fatto un grande sforzo le avvocate, il coordinamento per la democrazia costituzionale nazionale, per portare a tribunali, a 16 tribunali in Italia, l'argomento, il tema. Speriamo, non ci siamo, e noi faremo il nostro, ognuno per la competenza che gli compete. Io sono Domenico Marino, sono il segretario della sezione Gramsci Berlinguer di Pisa, che tanto si è spesa e tanto si spende, no, per la legalità costituzionale, e quella di inquadrarla, no, di andare oltre la questione tecnica, perché molte volte ci soffermo sulla questione tecnica, che è molto importante, perché i cavilli, no, vanno capiti, anche perché, ecco, si gioca proprio su questo, per depistare l'opinione pubblica, perché c'è questa riforma, o meglio controriforma della Costituzione, non è altro che un modo per depotenziare la democrazia, praticamente, no? Depotenziandola poco a poco per arrivare a una dittatura poi formale, che voglio dire di fatto già è innestata. Comunque è molto importante, appunto, dare un quadro politico e inserire tutti questi cambiamenti che sono in atto in un quadro politico, appunto, di cambiamento, in un senso, e come lavorare politicamente per impedire tutto questo. La Costituzione ha dimostrato comunque di essere molto forte nel momento in cui c'era in Parlamento un partito che la rappresentasse appieno, che l'applicasse, no? E che lottasse contro ogni sua revisione. Quindi, perché comunque rispetta quello che è il significato della progressività della Costituzione. Non avendo potuto nel dopoguerra fare la rivoluzione, perché comunque non c'erano i presupposti storici, no? Il PC comunque ha trovato un ottimo compromesso facendosi, diciamo, tra i relatori più importanti della Costituzione, per comunque, infatti, si entrò, diciamo, togliendo in polemica con Stalin, che giustamente diceva che la Costituzione è qualcosa, diciamo, che è avvenuto, cioè deve contenere ciò che è già avvenuto. Per la rivoluzione russa, cioè per la Russia era facile parlare, perché comunque era avvenuta la rivoluzione, quindi la Costituzione conteneva quelli che erano i cambiamenti in una società. Per noi, appunto, non avendo potuto fare, non avendo voluto, come molti intendono, che il PC non ha voluto fare la rivoluzione, no? Potendo fare la rivoluzione, si è cercato comunque di dare un certo indirizzo alla Costituzione, in questo voglio dire, è la somma. Non per niente la Costituzione sociale più avanzata di tutti i paesi occidentali all'epoca, e oggi si può dire che è una delle Costituzioni più avanzate in generale. Quindi Togliatti comunque con il PC ha cercato di improntare questa Costituzione, come dire, sul divenire, quindi progressivamente, non quello che si era ottenuto, ma quello che via via si doveva ottenere. Quindi era fondamentale per l'applicazione della Costituzione comunque un'impostazione a livello statuale con un Parlamento che legiferasse e un partito comunque comunista forte che in ogni caso controllasse e come dire, e cercasse di far applicare la Costituzione. I tentativi per deformarla, no? Per controriformarla ci sono state sempre, anche dagli stessi partiti che in qualche modo, no, l'avevano, diciamo, dato il contributo a redigerla. Però fin quando c'era, appunto, il mastino Partito Comunista, no, la cosa non è stata facile, soprattutto per quanto riguarda, per dire, la legge elettorale, che è fondamentale. Sono tante le questioni importanti, ma una volta che tu vai a cambiare la legge elettorale, quello che è avvenuto con la Seconda Repubblica, con un golpe, questa è la fase finale del golpe che è stato perpetrato dentro il PC prima e poi nella seconda, e poi
diciamo, nella seconda Repubblica. Quindi si è cercato di farla attraverso la legge elettorale, non è avvenuto negli anni 50, è avvenuta dopo, no? Quindi siamo in palese situazione antidemocratica e anticostituzionale. Quindi difendere la Costituzione è molto importante. A sinistra bisogna essere uniti per evitare che comunque a destra poi si cavalchi, no? C'è la questione del referendum costituzionale. Infatti già la Boschi subito non ha cercato, no? Come al solito, di camuffare le cose dicendo che chi vota no è come Casa Pound, come se, voglio dire, le motivazioni fossero tutte uguali. La stessa Forza Italia, che è anticostituzionale per definizione, non è che difende la Costituzione. Cioè, voglio dire, è una strumentalizzazione politica, perché, voglio dire, Berlusconi quelle riforme là gli vanno più che bene. Il punto è che Berlusconi oggi come oggi non ha la forza per raggiungere quei numeri, e allora per evitare, come ha detto lui, una dittatura, e ha detto la verità, che si va verso una dittatura, cioè per il problema suo è che non ci può essere lui nella condizione di fare la dittatura, beh, non gliela vuole permettere nemmeno agli altri, voglio dire, i borghesi ragionano anche in queste cose. Quindi è importante comunque collocarsi in un certo modo a sinistra, però a sinistra vediamo che c'è tanta confusione. Diciamo, i partiti istituzionalizzati difendono la Costituzione, ma da un punto di vista tecnico è molto superficiale. Anche Rifondazione ha questo tipo di atteggiamento. La Costituzione ha sempre parlato poco della Costituzione, adesso è un, diciamo, si sono resi conto che comunque è un'ultima barriera, no, a questa deriva autoritaria. Allora si parla anche di Costituzione. Quando si avevano i numeri, le possibilità per difenderla veramente, si è dimostrato che comunque non si è fatto questo tipo di battaglia. Però a sinistra c'è anche tanta gente che considera questa Costituzione una Costituzione borghese. Io non ho mai capito, leggendo la Costituzione, cosa ci sono degli elementi liberali, inevitabilmente siamo uno Stato capitalista, e ritornando alla questione della progressività, c'è una Costituzione che ti permette di andare, volendo e potendo, verso il socialismo, no? Se prendi la Costituzione di Weimar, di che sta roba la vuoi fare, no? Cioè, la Costituzione, oppure se prendi addirittura un altro tipo di Costituzione. Per dire che poi ci sono paesi come l'Inghilterra, la patria della liberalità, o di Israele, che la Costituzione non ce l'hanno, i riferimenti sono pure direttamente alla Bibbia, voglio dire. Quindi per chi ce l'ha una Costituzione buona come la nostra, allora la possibilità c'è della democrazia e del socialismo progressivo. Quindi, cioè, bisogna politicamente a sinistra, per fare questo, creare un soggetto comunista. Ci si lavora da tanto tempo. I comunisti siamo molto, diciamo, complicati, abbiamo a volte, diciamo, difficoltà a mettersi insieme, no? In modo, insomma, organico, come Marx ha sempre detto, proletari di tutto il mondo unito. Adesso c'è una possibilità con questa associazione, che, diciamo, dal basso, l'Associazione per la Ricostruzione, il Partito Comunista e la Difesa della Costituzione, per ricreare questo soggetto politico in difesa attiva e rilancio della Costituzione, perché la difesa in sé, voglio dire, serve a poco, perché alla fine quando poi, voglio dire, la borghesia si organizza e il capitale si organizza, le trova tutte le vie, voglio dire. Infatti, cioè, tutte queste riforme, dal Senato alle province, ci fanno capire una cosa, che non è una semplificazione della democrazia e delle istituzioni, anzi, da un punto di vista giuridico, per quanto io me ne intenda poco, penso che sia una complicazione inutile. Ci sono delle cose veramente che non hanno nessuna linearità, nessuna logica e nessun pensiero dialettico, sono proprio messe là come ostacolo per favorire, no, per favorire determinate posizioni. Quindi noi abbiamo, appunto, che la democrazia non c'è, i luoghi della democrazia non vengono ampliati, no? Vengono depotenziati. Cioè, il Senato, cioè, non è che si elimina il Senato, magari fosse così, voglio dire, cioè, diciamo, si potrebbe anche eliminare il Senato, no? Le questioni poi sono una questione molto più, diciamo, complicata, però volendo si potrebbe anche eliminare volendo il Senato. Il punto è che tu hai fatto una roba che non hai eliminato il Senato, hai tolto la democrazia dal Senato. Lo stesso
viene per le province, non hai tolto le province. E non è la questione del costo o del non costo, e questo è uno specchietto all'odole per le masse, perché ormai le masse sono state abituate a pensare ai tagli della politica, la politica costa, la politica costa. Ma il problema non è che la politica costa, è che quei costi non vengono, come dire, ottimizzati da un lavoro politico come si deve, voglio dire, con un rappresentante della politica, o costi poco, o costi tanto. Se fosse davvero un rappresentante ci sarebbe poco da lamentare. Scusami Marino, voglio dare questa comunicazione sulla provincia, che proprio 10 giorni fa il comitato dei vari avvocati vicino al Comitato della Democrazia abbiamo vinto presso il TAR della Lombardia una causa, non l'abbiamo vinto, in effetti il TAR della Lombardia ha rimesso la legge elettorale anche delle province che sono in secondo grado, perché in effetti sono i consiglieri comunali che eleggono il consiglio provinciale che non è stato abolito, cioè è stata rimessa alla Corte Costituzionale, così come è accaduto per il Forcello e come è accaduto per l'Italia. In effetti ci sono buone possibilità che questa, quello che ho detto, il cacciato in quel caos, la nostra giornalista, in effetti venga reindirizzato verso quello che è. Ma si è già pronunciata la Corte Costituzionale sulle province come? No, non è pronunciata. Adesso sono stati inviati gli atti alla Corte Costituzionale, non è stata neppure fissata ancora, erano 10 giorni fa. Io sono uno degli avvocati di consigliere provinciale. Siamo in tutto per sostri, comunque, per concludere, tanto sei finito, no? Posso? Vai. Giusto, allora, per concludere, cioè, non, per ripetere, perché repetita Juvent, cioè difendere la Costituzione va bene, ma va difesa, cioè, su basi politiche, per difenderla su basi politiche c'è bisogno di un soggetto politico unitario comunista che la difende e la rilanci. Non c'è bisogno di un estremismo becero che dice la Costituzione a noi non ci interessa, è un elemento borghese e la lasciamo alla borghesia. E questi sedicenti comunisti, o sti estremisti, non so come chiamarli, questi radicali, come volete chiamarli, no? Liberi, impazziti, cosa vorrebbero fare? Cioè la Costituzione non è buona. Oggi come oggi, già fosse applicata la Costituzione, avremmo una democrazia, diciamo, molto meglio. La Costituzione è perfettibile, ci mancherebbe, lo dimostra la Costituzione dell'Unione Sovietica, no? Del 1920, insomma, ma si può arrivare a quella là. Oggi in Italia la Costituzione è qualcosa di avanzato, qualcosa di molto avanzato, che potrebbe permettere a uno Stato di andare verso un sistema molto diverso da quello che è, sia a livello democratico e sia a livello economico. Difendendola è una battaglia contingente in ottica futura, ed è assolutamente contemplato, perché per molti è molto importante che si dica, è contemplato dalla Costituzione, è contemplato dal marxismo-leninismo. La difesa oggi della Costituzione è una battaglia marxista-leninista per l'avvento del socialismo e del comunismo. E nient'altro, non essere contro la Costituzione e a favore del leninismo, marxismo, del comunismo. Questo è bene che sia chiaro. Permettere l'attenzione su alcuni punti. Questa è una repubblica parlamentare, ma da quanto tempo legifera il governo? Da quanto tempo storce con la fiducia, leggi delega? Allora, quando la persona che è intervenuta parlava di golpe, di comportamenti antidemocratici, c'è già da molto tempo, piace, ma oramai dobbiamo rimpiangere la prima repubblica, con l'avvento della seconda repubblica, una sempre maggiore riduzione dell'arco della democrazia. E quando lui parla di complicazione delle cose semplici, tipicamente italiano, a un certo punto io mi sono domandato, da tecnico del diritto, da avvocato, come mai il legislatore non si rendesse conto della follia di questa furia iconoclasta, distruttrice di leggi, di introduzione di continue riforme a spizzichi e bocconi. A un certo punto io ho cominciato a domandarmi se non fosse una scelta per devastare l'ordinamento giuridico, se non fosse una scelta quella di lasciare spazio
in un ambito dove la tutela dei diritti non è più tutela dei diritti, dove il cittadino viene ridotto al rango di consumatore e conta solo se consuma, se no non conta niente, di lasciare lo spazio a questi potentati, assicurazioni, banche, ma peggio, multinazionali, di imporre al cittadino, ai cittadini, al popolo, la legge del più forte, la legge del più forte economicamente, non solo all'interno della propria organizzazione produttiva, ma anche al di fuori, contraendo con tutti. Per cui in realtà io penso che la democrazia, noi la stiamo perdendo, stiamo andando verso un sistema neofeudale, dove al posto del signore troveremo la multinazionale. Sì, ma io mi riallaccio al discorso che facevi, precisando una cosa, che alla fine l'elemento di fondo è una costante ignoranza costituzionale dell'Italia e degli italiani nei confronti del proprio assetto istituzionale. Come giustamente ricordavi, l'Italia è una repubblica parlamentare, non è una repubblica presidenziale. Per cui quando diciamo ma Renzi chi ce l'ha messo, in realtà facciamo un vizio di forma importante e magari involontariamente avvaliamo questo stato di cose e questo degenero, perché nel momento in cui io confondo già mentalmente una repubblica parlamentare con una repubblica presidenziale, già avvallo tutta una modalità di linguaggio che in qualche maniera favorisce il degenero e lo smantellamento del quadro istituzionale della nostra politica. Tornando a bomba, noi compagni sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, no? Dal 46, dal 47, dal 48, quando la Costituzione è entrata in vigore, c'era viva in questo paese l'esperienza di chi, sfidando il pericolo e mettendo a repentaglio la propria vita, ha costruito quella carta. Adesso quanti partigiani sono rimasti? Quanto di quel patrimonio è rimasto in questo paese? Alla fine questo processo di istruzione che doveva passare da una generazione all'altra, i valori dell'antifascismo, è completamente fallito, oserei dire quasi. A questo, che è un elemento tipico nazionale, quindi di un esaurimento del riconoscersi in maniera collettiva in quel modo fondativo del paese, si unisce un secondo che invece è globale, ovvero l'attacco neoliberista capitalista che c'è specialmente in Europa occidentale, ma anche in America Latina e da qualche parte in Asia, a tutti quei diritti, a tutte quelle capacità di partecipazione, a tutto quell'elemento corollario della democrazia da parte delle multinazionali del neoliberismo. Quindi c'è una visione ben precisa di distruggere e far sì che quei paesi che ancora hanno nelle proprie costituzioni, nero su bianco, un sistema di tutela dei diritti, di partecipazione e una visione della democrazia altra rispetto a quella funzionale alla produzione capitalistica dei beni, che invece è tipica di altre zone. L'obiettivo è quello. Quindi si un elemento tipico nazionale a quello che è in realtà una richiesta del capitale internazionale di distruggere laddove ancora persiste nero su bianco tutto un contesto di una democrazia altra rispetto a quella che loro hanno in testa. Quindi noi in Italia siamo adesso in questa fase cruciale, no? Il combinato disposto della deforma costituzionale e dell'Italicum che partirà ad ottobre, io penso sia veramente la madre di tutte le battaglie. Se perdiamo questa battaglia, si realizza proprio fino in fondo quello che era il progetto della Bibbia, uguale, pari pari. I PC l'hanno fatto fuori. Sindacati, olè, e ci rimane questo. Quindi se riescono a vincere questa battaglia si realizza veramente quel piano. Grazie. La sezione Gramsci, l'istituzione comunista Gramsci-Berlinguer di Pisa, che è una formazione senza partito, cioè avendo lasciato Rifondazione Comunista qualche anno fa, nel 2012, e che sta appunto contribuendo a questo progetto di ricostruzione del Partito Comunista che passa attraverso l'associazione.
Io devo fare una prima parte dell'intervento e poi porvi una domanda su come ho capito. Una domanda, una cosa ci sarà 24 ore precise 26? L'assemblea costituente, è un'assemblea costituente, non ci sono ancora a dire il posto perché lo stiamo organizzando, è un'assemblea nazionale con 500 delegati. È un importante progetto di promettente progetto. Che non ho, so bene che cosa sono molto ma me la pare ecco, importanti, quindi ci fa ben sperare. Sulla Costituzione, insomma, la Costituzione è stata cambiata molte volte, insomma, dal 48 in poi ci sono stati molti interventi, certo che 40-49 articoli come ora fatti poi tutto da un governo, da un Parlamento, non si erano visti. Non si era visto mai, e poi c'è da dire che fino agli anni 70 le modifiche che ci sono state aggiornamenti, cioè completamenti di quello che non era stato fatto al momento della costituente, no? Cioè province, regioni, regolamenti, interventi di quel tipo. Quindi quando si parla di Costituzione, a noi piace parlare di Costituzione del 48, cioè che era in seguito a una serie di elementi che poi sono stati smantellati, per esempio con la riforma del titolo quinto che andrebbe rivista. Poi non vuol dire che non si possa mettere mano alla Costituzione, dipende dai rapporti di forza. Naturalmente, personalmente, per esempio, quando si parla di non potersi esprimere sui trattati internazionali, forse ora si potrebbe aggiornare, ma non abbiamo i rapporti di forza per proporlo ora, perché potrebbe essere la continuazione del lavoro che stanno facendo, che chiaramente, come diceva Francesco, che è intervenuto prima, è proprio la continuazione è l'attuazione del piano di rinascita democratica. Sul Senato c'era tanti modi per modificarlo, quello che è stato scelto, l'hanno spiegato bene, è una forma più reazionaria che si poteva pensare. E qui è la domanda che volevo porre ai relatori. A me sembra che si vada verso una forma di lobby, cioè proprio di camera delle lobby, in cui tra l'altro fatta da individui vincolati a una sorta di rappresentanza della nazione, anche andando a vedere, cioè l'articolo 67 della Costituzione diceva ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione, viene eliminato, quindi resta solo che i deputati hanno il compito di rappresentare la nazione, ma i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, quindi quelli del Senato sono libero pascolo, mi sembra, collegati alle regioni, ai territori, e quindi potrebbero essere poi portatori di interessi locali, localistici, lobbistici, insomma presenze di forti industriali, per esempio a livello territoriale. E quindi una specie di riforma un po', tra l'altro è passata anche una modifica del regolamento nella Camera dei lobbisti, nella Camera dei Deputati, cioè ora i lobbisti possono avere il cartellino, invece di fare gli accordi così razzolare liberamente nella Camera dei Deputati, ora hanno il cartellino, quindi si sa chi sono, si individuano. È un americano. Quindi questa è la domanda che volevo fare ai relatori, se hanno anche loro avuto un'impressione del genere sul Senato. E l'altra cosa appunto invece che volevo dire è ricollegarci a questo discorso della Costituente, che forse sarà meglio nella seconda parte della mattinata, e ricordare una cosa che diceva spesso Salvatore D'Albergo, che il fascismo ha avuto tre fasi, no? Ha avuto quella del movimento, quella del partito e quella della dittatura. Per diventare dittatura ha avuto bisogno della legge Acerbo. Quindi pensiamoci molto bene, perché poi con la legge Acerbo che ottiene la stragrande maggioranza del Parlamento e fa passare le leggi fascistissime. Quindi pensiamoci molto bene, trovando gli argomenti semplici per spiegare quando facciamo firmare le persone ai banchetti per la raccolta appunto delle firme per il referendum di ottobre. Ricordiamo bene un argomento del genere, che è un argomento forte, e ricordiamoci anche che al referendum di ottobre non c'è il quorum, quindi va
la conquista voto per voto di vicini, colleghi, persone che magari cattolici, quelli più avanzati che stanno affiancando, cioè, questi dossettiani, no? Che pure stanno facendo cose in difesa della Costituzione. Quindi è una battaglia che si può portare avanti, bisogna farlo con molta energia, perché noi abbiamo i banchini, loro hanno tutte le reti televisive. Quindi al lavoro e alla lotta. Allora, io volevo rispondere un attimo alla signora, la compagna si chiama Pallocci e soprattutto il giovane Francesco Renda. Quello che si è creato, quello che ovviamente si vorrebbe creare, come quello che hai chiamato il combinato disposto della riforma costituzionale e la legge Italicum, non è la Repubblica Presidenziale. Perché? No, no, vi faccio osservare che ci sono delle repubbliche presidenziali democratiche che funzionano. Prendiamo ad esempio la Francia. Alcuni paesi sudamericani, che tanto si parla che ci sono dittatori, in quei paesi, se non sbaglio, Uruguay o Venezuela, dove c'è stato uno storico presidente che è stato messo in minoranza e ci è andato a destra. Dunque, in effetti, in quei paesi la democrazia funziona. Altri paesi hanno una repubblica semipresidenziale come la Polonia, che altrettanto funzionano, perché oltre accanto, io personalmente, appunto con Fabio Marini, preferisco la repubblica presidenziale, però da giurista vi voglio evidenziare che questi paesi comunque funzionano e funziona la democrazia, perché accanto al presidente della repubblica che viene eletto direttamente dal popolo, ci sono dei contrattesi che permettono comunque di non dare eccessivo potere nelle mani di una sola persona. Cosa che invece non accadrebbe con questo pastrocchio che siamo riusciti a che stiamo facendo in questo momento. Perché in un solo colpo abbiamo eliminato il Senato, che il Senato verrebbe nominato direttamente dalla casta dei politici. Il 50-60%, come diceva lei, un calcolo fatto da noi avvocati del Comitato per la Costituzione, con i capolisti bloccati, almeno un 50-60% dei parlamentari continuerebbe a essere nominati, non ci sarebbero le briciole. Cioè di quelli che verrebbero eletti con un voto di preferenza. In più sono stati, in più questo influisce a ruota libera sugli altri, che la composizione della Corte Costituzionale, la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, tanti altri poteri in cui il Parlamento viene in effetti defondato. Ora in effetti questo volevo rispondere, è così, la sensazione nostra è proprio questa, che con questa riforma di 40-47 articoli, non so neppure quanti ne siano, che sono, è la prima volta, non è vero che la Costituzione è stata toccata, nei pilastri fondamentali non è mai stata toccata, 48 fino a oggi, perché valeva, ha superato la guerra fredda, ha superato pure il berlusconismo fortunatamente. 2006. E sono convinto che supererà perfino il renzismo. Speriamo. E questo ce la dobbiamo mettere tutti. Io poi, dopo nel mio intervento, dirò un particolare ma grande di orecchio a qualcuno, che cosa ci dobbiamo attrezzare qui ad ottobre. La sensazione è proprio lì, In effetti si vuole arrivare a una diminuzione di quella che è la democrazia in questo paese noi veramente abbiamo avuto, anche in momenti in cui c'erano dei partiti forti che rappresentavano veramente la cosiddetta classe padronale e dall'altro lato un partito che rappresentava la classe degli operai. Era un giusto equilibrio quello qui, adesso quell'equilibrio non c'è più. Il motivo è quello che non è venuto in mente il pomeriggio. Posso un attimino scusare una cosa? Come avviene in Polonia, come avviene in Francia, come avviene nelle repubbliche sudamericane. Però lì, e ci stavano i contrappesi, sì, magari a noi che siamo nati in una Repubblica Presidenziale, una questione affettiva, preferiremo la Repubblica Presidenziale, però io non ho evitato lo scandalo, quasi, perché qua abbiamo creato un caos giuridico da un lato e una realtà senza contrappesi dall'altro.
e tutto è nato, ti faccio osservare, proprio con il socialismo, con un colpo di mano, perché la legge elettorale è stata modificata veramente a strettissima maggioranza nel 2005, là proprio dove inizia la nostra battaglia. Perché precedentemente sulla legge elettorale si era d'accordo, dal vecchio movimento sociale fino all'estrema sinistra, rappresentante dei vari partiti di democrazia proletaria, su quello potevamo litigare tutto, tranne che su quello. Quando si è intaccato su quello, si è arrivata a questa deformazione costituzionale, di cui c'è stato un intervento prima che ha definito il colpo finale sarà questa modifica che Renzi e la Boschi vorrebbero introdurre. Io mi auguro che il popolo italiano faccia emergere quella che è la tradizionale spirito d'orgoglio per evitare che questa riforma parte, che questa riforma, se non avrà il beneplacito del referendum, non sarebbe tutto, almeno no. Stamani mattina sentivo qualcuno appunto che ribadiva giustamente la necessità del Partito Comunista. Penso che anche tutta la vicenda di Fassina non faccia altro che sottolineare questa nostra affermazione e sia un monito, a mio avviso, a tutti quelli, peccato che non qualcuno che c'era stamani mattina, a tutti quelli che dicono che unissi vincere, ecco, tanto per dire appunto, e anche alle varie ipotesi che prima si facevano, ma che ora sono diventate un pochino qualcosa di più ipotesi, che tutta stamattina servisse un po' per andare ad appoggiare le liste del PD, perché insomma non è detto che questo non ci sia, e quando appunto hanno anche cacciato giustamente Paolo Ferrero da tutto il processo, io in un intervento federale appunto ho detto sicuramente uno dei punti di rimenti era anche il rapporto con il PD, sicuramente al di là del partito, non partito, cioè, insomma, questa vicenda di Fassina. Anche io ci devo far pensare. Dunque, io volevo stamani mattina, sentendo appunto parlare, volevo fare delle riflessioni, non un vero e proprio intervento, porre una domanda un po' scomoda, però che ce la dobbiamo fare. Dunque, questa riforma costituzionale, allora questa innanzitutto, se appunto è stato detto, è una riforma costituzionale, e il problema è che viene presentata per metterci anche un po' dalla parte degli altri. Cioè, noi è chiaro che cose le sappiamo, abbiamo a che fare però con una platea, se ne parlava prima, di italiani, che da tempo ormai ha rinunciato all'approfondimento di alcune tematiche o all'approfondimento di qualsiasi tematica, cioè si accontentano di quello che passa al TG1 o sul canale 5. Quindi questa controriforma, noi chiamiamo controriforma, viene presentata dal governo, dobbiamo dire dalla quasi totalità dei media, dei giornali, nazionali, come la più importante razionalizzazione delle istituzioni mai realizzata nel nostro paese. Dopo decenni di politica degenerata e corrotta da parte di una classe politica nuova, questo nuovismo, e soprattutto dissoluta. E oltretutto, siccome questo disegno di legge, appunto, lo dobbiamo vedere in sinergia con la nuova legge elettorale, quindi con l'Italia, siamo di fronte a questo punto a una delle più grosse e falsità politiche e culturali che ultimamente siano state messe in atto, quindi questa presentazione come qualcosa che di fatto non è. E al di là dei numeri appunto che si dicevano stamani mattina rispetto a liste, rispetto appunto alle dinamiche, ai meccanicismi di questa cosa, al di là, cioè non al di là, ma insomma c'è il problema ovviamente di una democrazia partecipata, la realtà reale è che tutta questa manovra va proprio ad avvallare e a consolidare le riforme che sono state imposte dai trattati europei. Questa secondo me è una parte importantissima e che di fatto esautorano veramente tutte le politiche economiche nazionali dei vari stati. Quindi il problema è proprio quello, quindi trattati quanto i trattati europei che di fatto quindi hanno potuto trovare anche spazio all'interno di tutte queste modifiche del piano costituzionale confliggono con la nostra Costituzione, cioè non ci sono, non è più possibile, non esistono più di fatto politiche nazionali, quindi economiche, cioè basta vedere quanto al di là dell'insipienza degli ultimi governi, ma
ma quanto manchi in questo paese, come in altri paesi, un piano di sviluppo economico, un piano di sviluppo industriale, perché di fatto è vero che già prima erano stati infilati in Costituzione il pareggio di bilancio, il fiscal compact, però di fatto tutto questo qualcosa comporta, che la non gestione di una politica economica nazionale porta al di là della sostanza politica. E allora mi pongo una domanda, con tutto non sto a ridire quello che è stato detto stamani mattina, però mi pongo una domanda, potrebbe avere varie risposte, però così come appunto il tutto viene posto, dicevo prima, da Renzi, dai media nazionali, come mai Renzi si sente così sicuro del riuscito? Cioè come mai gioca tutto? Cosa c'è di fatto? Quindi perché punta sul plebiscito, che poi è l'arma, diciamo, più, cioè, finale di tutti i regimi autoritari? Quindi la sua sicuramente sarà, ed è, abbiamo già vista, una campagna politica profondamente reazionaria, che tra l'altro, però, dobbiamo dire, su questo dobbiamo stare molto attenti, farà leva sicuramente su tutti quegli istinti antidemocratici che ormai sono andati a far parte del DNA di una parte del popolo italiano, quindi basta con i partiti, cioè con tutti questi partiti, basta con i sindacati, basta con le proteste, basta con i conflitti, quindi basta con le indagini per far approvare una minima legge, guardate come siamo stati bravi finora, basta insomma con la democrazia, fatto. E con la frase finale, insomma, ci vuole ordine, noi facciamo tutto perché ci vuole ordine, ci presentiamo con il nuovismo, con una classe politica di giovani risoluti, di giovani che appunto vogliono fare ordine in Italia, vogliono sfrontare la politica di tutto quello che esiste. Quindi a me pare veramente che si stia passando sui media una apologia del cambiamento, quindi un qualcosa che vuol passare in un qualcosa di progressista, che invece ovviamente nasconde l'ennesima anima reazionaria. È un po' come quando il giovane Tancredi diceva al principe Salina, che spiega appunto perché tutto resti come prima, di fatto bisogna dare idea di tutti i campi. E mi pare che questo sia un po' quello che sta avvenendo in Italia, perché insomma da Mussolini, da Muzio, eccetera, appunto, fino appunto ai nostri giorni. La più brutale conservazione del potere costituito, quando questo si sente in pericolo, cioè qualcosa che mina le sue radici, ovviamente si sente messo in discussione, quindi si è sempre presentato con una rivoluzione che proponga il nuovo, che di fatto il nuovo poi non è. Quindi insomma, per tutta questa sicurezza di Renzi, cioè, chiaro che poi la risposta non dobbiamo darci da fare, eccetera, eccetera, sicuramente c'è, è il fatto che ci siano dei costituzionalisti che tra l'altro cercano anche di farci capire quanto appunto anche l'inserimento dei trattati europei in Costituzione sia veramente anticostituzionale, cioè ci sia veramente una parte anche da un punto di vista legislativo che non va. Io faccio queste riflessioni stamane. Risposte alle domande. Uno, chi ha parlato per primo e poi anche chi ha parlato dopo. Parliamo da chi ha parlato ora. La costituzionalità o meno dei trattati europei a breve, quando lo dico. Su tutto resti come prima, tutto si modifichi per resti come prima, io non sono così ottimista. Io penso che tutto non resterà come prima, si andrà in una direzione più grave e peggiore, che in realtà, secondo me, dall'inizio della Repubblica a oggi, nessun governo ha mai posto in essere una politica di destra economica così spinta come il governo Renzi. Quindi il futuro è peggio, e lo vedo anche nella mia professione. Qui vedo l'erosione dei diritti dei cittadini, la perdita dei diritti come cittadini, la acquisizione dei diritti come consumatori, e poi, come dire, la burlesca, cioè la beffa di dire che a tutela dei consumatori si avvantaggiano le multinazionali, si introduce una normativa a tutela dei poteri forti. Volevo invece parlare dei lobbisti. Prima si dice che i lobbisti in Italia sono un'americanata. Secondo me il lobbismo e la lobby è la morte della democrazia.
nel momento in cui qualcun altro detta le regole a chi ci governa, nel momento in cui qualcun altro, invece che rispondere a chi l'ha detto al popolo, nel momento in cui qualcun altro dice cosa si deve fare, c'è uno sviamento della sovranità. Il popolo elegge chi gli pare, poi arrivano i lobbisti e gli dettano il programma. Il potere politico non sta più nelle mani del popolo, il potere politico sta nelle mani dei potentati economici, spesso non italiani, anzi direi che non italiani. Questo è la mia domanda. Adesso faccio spazio per la tua risposta. Perché Renzi è particolarmente sicuro del plebiscito che lui stesso ha proclamato, lo sta proclamando giorno dopo giorno con grande enfasi? Perché in Italia da molti anni a questa parte contano tre poteri: i proprietari e i direttori dei giornali, i proprietari e i direttori delle banche e una parte, una minoranza della magistratura, ma una minoranza particolarmente agguerrita della magistratura. Questi tre elementi da un 20-25 anni a questa parte hanno avuto la preminenza su quello che era il vero potere che la Costituzione dà a chi lo deve avere, ai partiti, e in particolar modo ai partiti di sinistra. Io qui mi aggancio, ecco, ai nostri ospiti. Qui siamo, questa riunione è stata promossa dall'Associazione per la Ricostruzione del Partito Comunista, e mi è particolarmente caro farlo a Livorno, la città dove è nato il Partito Comunista, e voglio qui rendere omaggio a tutti coloro che in questa moltitudine di popolo comunista hanno fondato la democrazia e l'hanno mantenuto per tantissimi anni. Un pensiero particolare lo rivolgo alla memoria di Umberto Terracini, che è stato uno dei quattro firmatari della Costituzione. Questi tre poteri da 20-25 anni a questa parte si sono sostituiti ai partiti, è il primo anello dell'argomento che toccherò questa sera, perché l'attacco alla democrazia è partito su tre punti. Hanno svuotato i partiti dal di dentro e ci sono riusciti soprattutto nei partiti di sinistra, perché i partiti di sinistra, più una agguerrita componente della vecchia Democrazia Cristiana, erano quelli che maggiormente credevano nella Costituzione ed erano rispettosi delle istituzioni, sia pure nella diversa concezione del mondo e nelle forti differenze ideologiche. L'attacco poi maggiore che è venuto è stato nel 2005, ormai già parliamo di 11 anni fa, con la legge elettorale. Già da precedenza c'era un disegno che viene da lontano, che è un disegno non avuto in Italia, quello di piegare questo paese attraverso l'euro, attraverso i trattati internazionali, e di limitarlo nella sua sovranità. Perché Renzi si sente forte? Perché non essendoci una sinistra, non c'è un partito della sinistra. La vecchia Democrazia Cristiana, con quella componente molto agguerrita che credeva nella democrazia, non c'è più. Io qui sembra strano, sto rendendo un omaggio ai nostri avversari politici, è chiaro che si deve sentire forte. Lui su che cosa baserà la sua possibile e purtroppo possibile vittoria? Sul fatto che gli italiani non andranno a votare quel giorno, sul fatto che gli italiani penseranno ad altre cose, soprattutto i giovani che quella domenica penseranno di fare qualche weekend, la sera devono andare a ballare e quant'altro. Questo è c'è un solo elemento che lascia perplesso questa possibile vittoria ed è rappresentata dal Movimento 5 Stelle. Ecco perché l'attacco fortissimo di questi giorni al Movimento 5 Stelle ci deve far riflettere e deve anche farci riflettere un'altra cosa: noi a sinistra abbiamo sottovalutato che cos'è il Movimento 5 Stelle, su cui paradossalmente sto facendo un elogio. Ecco perché Renzi dice in fondo l'italiano, il popolo italiano è un popolo di pecore. Io ho alle spalle il direttore dei giornali, ho alle spalle il direttore delle banche, lui proviene dalla masseria delle banche, ho
quella minoranza di magistrati molto agguerrita che riesce a pilotare a destra e a manca i processi e quant'altro, io la vittoria me la seguo in tasca. Poi c'è anche una seconda considerazione, che Renzi in tutto questo disegno è semplicemente un burattino. Non crediamoci che Renzi scriverà di De Gasperi, non bestemmiamo, perché De Gasperi è stato il nostro avversario, è stato, ma noi prendiamoci in omaggio alla memoria, non è l'erede di Ugo La Malfa, non è l'erede di qualche moderato che, no, Renzi semplicemente uno è stato messo là, è spuntato improvvisamente perché serviva, sapeva parlare bene, adesso vi faccio una spesa con qualcuno. Il prossimo si chiama Raffaele Cantone, quel magistrato che... Raffaele Cantone. Ah, sì. Quel magistrato che nella vita non ha fatto altro che il suo dovere. Io di tutti i giorni sono 34 anni svolgo questa attività di grande magistrato, solo ho capito che lui in maniera particolare deve rappresentare qualcosa di quasi fantascientifico della sua attività. Per riesci a avere a che fare con quel magistrato che domani mattina vado a incontrare, non so il tuo nome e cognome, poi entro in aula, lo saluto educatamente, ne esco, quello è il magistrato potere. Questo signore invece si è inventato per lui il dare patenti di legalità o di illegalità a lui, è il prossimo che avremo nel mondo. Perché Renzi, capiamo bene chi era, Renzi non è un democristiano, nulla di male nei confronti dei democristiani, qua siamo in Toscana. Un omaggio diamo al proprio nome del Mutere Fanfari, che ha rappresentato la parte migliore della sinistra democristiana. È uno che non ha fatto altro che la piccola carriera di politica e altre cose, però ogni giorno si inventa quello che avremmo voluto fare noi a sinistra e che non abbiamo, diciamo, stati all'altezza di fare. La rottamazione. Di rottamare l'intera classe politica in effetti non risponde più. Ci ha portato da un lato a che i giovani non stanno più, scusatemi, ecco, prima lui ha tentato di dire oggi pomeriggio non c'è nessuno, ma anche stamattina non c'è nessuno, io ho visto un solo giovane stamattina, mi è piaciuto molto il suo intervento, ma se noi non riusciamo a tirare dalla parte nostra i giovani erano tre, uno è l'altro è esplicita, è la ragazzata. Se noi non riusciamo a ripopolare le sezioni di giovani, vuol dire che anche la ricostruzione del Partito Comunista, più faccio il migliore comune, però non andiamo lontano. E il segno del fatto che non siamo robusti, ecco perché Renzi si sente forte, abbiamo dimostrato pure Roma in questi giorni. Abbiamo tentato l'ennesima lista e non partito, e già lascia desiderare, legata a Stefano Fassina, non siamo stati all'altezza di presentare una lista che abbiamo sbagliato, perché non so che sarà successo, comunque ho seguito a poco tutto questo, ma mi pare che il taglio è finito il ricorso. Mi sembra che sia insistito? No. Come? Io l'ho letto ieri sera. Non sono esistito per questo ricorso. No, è fuori Fassina. Al momento Fassina è fuori. Il che significa? Che significa che non essendo stati all'altezza. Sì. È chiaro che lei si deve sentire forte. Dici, questi sono talmente scemi, non sono neppure all'altezza di accogliere le figlie. Dove vanno? Dove possono andare? Qui è l'unica spiegazione. Partiamo dall'idea che lo dico al Comitato per la Difesa della Costituzione. Quasi non riusciamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a galvanizzare la platea di chi la Costituzione veramente la tiene a cuore, perché se ci limitiamo alle riunioni in cui stanno meno di 20 persone non andiamo da nessuna parte. Vincerà che sì, la Costituzione sarà stravolta e in effetti è l'inizio della fine della democrazia in questo paese. Perché particolarmente alla politica è dato di salvaguardare la difesa della democrazia e non tanto le azioni giudiziarie, in cui io sono stato un indegno protagonista, ma ne parlo dopo. Non posso parlare di ricorso.
stati fatti contro le leggi elettorali che si sono susseguite da 11 anni a questa parte, senza evidenziare quello che dicevo prima, qual è l'attacco al cuore della democrazia? Parte soprattutto dall'attacco ai partiti, poi le riforme elettorali sono state la parte finale. È accaduto nel corso di questi anni, c'è una data che è fuori dall'Italia, però e ha influito molto anche nella nostra democrazia, è rappresentata dal 9 novembre del 1989 con la caduta del muro di Berlino. Un mondo crolla e crollò improvvisamente. Io che l'ho vissuta dall'interno, ho conosciuto il mondo comunista, posso testimoniare che è esattamente il contrario di quello che stanno cominciando a scrivere i libri di storia, che in effetti già si sapeva che sarebbe crollato, ma il muro di Berlino cadde all'ultimo minuto, non si è capito neppure esattamente bene perché ci furono anche delle manovre che forse sfuggono alla nostra. Bene, in Italia ebbe una serie di percussioni, anzitutto la svolta della Bologna, sappiamo bene che cosa sia, in questa sede non è che devo andare a raccontare che cosa accadde quel famoso 12 novembre del 1999 alla Bologna con una località di Bologna. Successivamente si è verificato che tutti i partiti, un poco per il contributo della magistratura, un poco per degli elementi che sono estranei, si è verificato che i vecchi partiti sono stati sostituiti da altri. Paradossalmente soltanto la Lega, che era nata alla fine della Prima Repubblica, continuerà a mantenere maggiormente l'unità nella politica nazionale. Scompariranno tutti, sia quelli di maggioranza che hanno retto la maggioranza fino a un certo punto e anche quelli successivi. I secondi, quelli che sono nati dopo il 1989, hanno una caratteristica molto diversa da quelli precedenti, perché i miei precedenti, sia partiti di maggioranza che di opposizione, ma io addirittura estendo questa riflessione anche su partiti che erano estranei alla Repubblica, come il Partito Monarchico e il vecchio Movimento Sociale, il quale un piccolo merito ce l'aveva, davano la possibilità al cittadino di influire nelle scelte politiche del paese. Il cittadino si iscriveva al partito, all'interno del partito aveva il suo spazio, il partito poi forniva il personale politico alle istituzioni. Questo circolo virtuoso ha fatto grande questo paese, anche aiutato da una cosa, che si sono verificate due maggioranze non contrapposte all'interno del mondo politico dal 44, possiamo dire, immediatamente subito dopo il governo Badoglio, fino alla caduta del muro di Berlino. C'era una maggioranza che faceva le riforme, che comprendeva tutta la sinistra, compreso quei partitini dell'estrema sinistra, più la sinistra democristiana. Questi hanno fatto grandi riforme che il mondo ci ha invidiato e che a uno nell'ultimo periodo ci stanno togliendo. Era avvocato da tanto tempo. Ecco, soprattutto nella materia del lavoro, nella materia di gestione del lavoro, a uno stanno venendo meno tutti quei diritti che si erano riusciti ad ottenere grazie a una sinistra forte, a una sinistra che riusciva ad armonizzare il proprio ruolo con la sinistra democristiana, pur nell'ambito di una forte divisione ideologica. E dall'altro lato poi invece c'era un'altra maggioranza che escludeva il Partito Comunista, ha escluso anche il Partito Socialista fino al 1956 con il fatto in Ungheria, e che voleva, pretendeva, forse si faceva interprete di una certa divisione del mondo, che l'Italia doveva rimanere all'interno del contesto attuale. Queste due maggioranze riuscivano a vivere insieme e riuscivano ad armonizzare lo sviluppo istituzionale. La caduta del muro di Berlino di conseguenza fa cadere questo equilibrio, ma già raccontato qualcosa prima, era accaduto, perché i vecchi partiti erano stati un poco corrosi dall'interno dai problemi del clientelismo. Non c'era giorno, alcuni partiti erano stati proprio attaccati, il vecchio Partito Socialdemocratico, forse
e chi, siccome non sto parlando ai giovani, dovrei dire voi non sapete il Partito Socialdemocratico che cos'è, invece siccome siamo tutti non giovani, allora ricordiamo bene che cos'è il vecchio Partito Socialdemocratico. Era diventato un partito di assessori e non c'era ragione che non arrestavano qualche assessore socialdemocratico, eppure anche se quello apparteneva a un pezzo glorioso della nostra storia, democratica. Ora, in effetti, che era accaduto? Era accaduto inoltre che crollato il muro di Berlino, sostituiti i partiti, sono arrivate altre formazioni politiche che non hanno avuto le stesse caratteristiche di quelle precedenti. Il sistema elettorale ne è venuto quasi di conseguenza che doveva cambiare. Io ricordo bene le motivazioni del primo referendum, quello che ricordava il compagno Andrea prima,